che non conosce, vede, è una donna piuttosto ricca, ma non sa chi è tutta velata, tra l'altro, è accasciata sulle assi, si precipita a soccorrerla, apre il corsetto e trova un foro da cui esce del sangue. Il foro corrispondente proprio del cuore, capisce al volo che la donna è stata pugnalata e che la situazione è gravissima, è gravissima. Sissi diventa sempre più bianca, il respiro diventa più affannoso, sempre più affannoso, e tutti si accalcano addosso, facendo la cosa peggiore che potessero fare, cioè occludendo l'aria all'imperatrice ferita. Il capitano riceve l'ordine di tornare indietro quando la dama di compagnia inizia a urlare. È l'imperatrice d'Austria la donna che vedete qui da soccorrere. Immaginate il panico generale. Il capitano del battello si sente morire perché si rende conto di avere un capo di stato a bordo e non lo sapeva. La riportano all'hotel da cui erano partiti. E si muore dopo qualche ora, non c'è più niente da fare, proprio è stato un accoltellamento, una pugnalata tremenda, precisa, un fendente profondo che arriva direttamente al cuore. Quando arriva il dispaccio a Vienna, Francesco Giuseppe mormora. Francesco Giuseppe che è avanti negli anni, vero? Quindi un uomo bianco di capelli, con questi favoriti bianchi, questi baffi, come ce lo siamo immaginati di più. Francesco Giuseppe giovane è qualcosa di più inusuale, mentre il cieco Beppe che noi abbiamo più nella nostra mente è quello della parte più avanti della vita, dell'anzianità, e dice: no, in questa vita non mi è stato risparmiato nulla, anche questo dramma. E quindi poi vive in modo drammatico la perdita di Sissi, lui l'ha amata fino all'ultimo, anche diciamo tra i due probabilmente è Francesco Giuseppe che ha amato di più, storicamente accertato, le scriveva spessissimo, anche se lei abbandonava la corte, anche se lei era a Madeira, a Corfù, in giro per il mondo, lui ha sempre sentito molta nostalgia, molta mancanza. Quindi poi da lì inizia poi tutto il processo tutto l'iter funerario della sepoltura dell'imperatrice. Questa era una foto dell'incoronazione in Ungheria. In Ungheria, e ritorno indietro perché anche nel mio romanzo si parlerà, beh, come non poter parlare del conte Andrasi. E qualcuno mi chiedeva all'inizio, prima della conferenza, è stata la prima domanda che qualcuno mi ha Io l'avevo fatto, fatta quella è domanda. così, bene, e se è vero questo amore tra l'affascinante conte Andrassy, che abbiamo visto nella fiction, ungherese, principe ungherese, e Sissi. Allora, abbandoniamo i toni drammatici e riprendiamo i toni un po' più frivoli, un po' più amorosi rispetto a questa love story con il principe ungherese. Non è vero niente, non è vero niente. Lui ha per tutta la vita manifestato un grande interesse, una grande suggestione per l'imperatrice, però era una donna molto potente, molto bella, molto ricca. Era facile innamorarsene, era facile, era corteggiatissima, quindi in questo senso. Però, diciamo, il principe ungherese non ha mai avuto una storia davvero, d'amore reale con Sissi, quindi non è vero, non c'è stata questa storia. Si sono scritti tanto, probabilmente si sono piaciuti, però ricordiamo comunque che parliamo di una governante, di un'imperatrice, di una regnante, che non era mai lasciata sola, non aveva questa libertà di andarsene in giro e a seguire le sue avventure galanti. Nella fiction vediamo questo attore che è di origine italiana, la fiction è tedesca, quindi tutti gli attori sono tedeschi, però il conte Andrassy è
ragazzo di origine, è un attore di origine italiana. Vive in Germania, è nato là, però beh, i tratti latini si vedono. Mi sa che non ho messo qualche foto, però. Bene, sul padre di Sissi abbiamo già detto, un sanguigno bavarese con tantissimi difetti, dedito alle donne, dedito ai cavalli, e come dire, da cui Sissi ha un po' preso alcuni difetti, ecco, se vogliamo. E vedo che siamo alle 4:20, quindi circoscriviamo un po' la nostra conversazione e andiamo verso l'ultima parte. Elena, abbiamo già detto, la sorella sfortunatissima, perché avrebbe dovuto diventare lei imperatrice, sposa un turnum taxis, quindi un uomo molto ricco, però probabilmente è rimasta infelice tutta la vita, imperatrice mancata. Mi è piaciuto chiamare così questa slide, questa foto. E quindi ecco qui Elena, la sorella di Sissi. Questo è il momento dell'incontro in cui Francesco Giuseppe vede le due sorelle e preferisce quella piccola, cioè quella sbagliata, che poi sarà Sissi. E vorrei appunto concludere con questo sorriso. Questo sorriso è Romy Schneider. Questo sorriso semplice di una ragazza di campagna, come forse avrebbe voluto essere Sissi nella, come dire, se non fosse diventata imperatrice, se potessimo riscrivere la storia al contrario e non fosse successo tutto quello che poi è accaduto, probabilmente la sua vita sarebbe rimasta molto legata al castello di Possenhofen, nella campagna bavarese, a seguire i cavalli, ad esempio, i cavalli lipizzani, che sono quei bellissimi cavalli bianchi, molto portati per il senso del ritmo e dell'eleganza. E quindi questo sorriso. Abbiamo parlato poco fa dell'uccisione di Sissi, e allora facciamo, come dire, allontaniamoci da quelle scene e immaginiamola così, immaginiamola vicino a noi, immaginiamola nel mito senza tempo che è Sissi. Perché prima, mentre vi raccontavo la storia dell'uccisione, vi ho raccontato la storia reale, però Sissi è un mito. Ne fanno ancora, come vedete, i film. E quindi dolci che vengono dedicati a lei, quindi è qualcosa che la storia ci lascia come eredità. E prima di lasciarvi, vorrei darvi un appuntamento. Se qualcuno di voi ha tempo e vuole continuare il suo percorso di fascino su Sissi, al di là del mio libro. Ma vi consiglio di leggere Sissi, che è la biografia di Nicole Avril, che è una scrittrice francese molto brava, che ha descritto tutta la vita. Non è assolutamente pesante, è scritto molto bene, molto arioso, è una scrittura leggiadra, vorrei definirla così, su Sissi. E vorrei appunto darvi l'appuntamento alla fine di aprile, perché l'Università Popolare di Soave mi dà il grande onore di concludere tutto il ciclo dell'Università Popolare di Soave con una conferenza simile a quella di oggi su Sissi, e tra l'altro quel giorno coincide esattamente, ed è un caso perché non l'avevo voluta io quella data, me l'hanno chiesta per chiudere in bellezza e in festa, e coincide con il fidanzamento di Sissi con l'imperatore Francesco Giuseppe. Quindi ritorniamo all'amore, ritorniamo alle atmosfere dell'Austria. Prima di lasciarvi vorrei appunto mettere il valzer viennese, che è una musica bellissima senza tempo, sono certa che molti di voi lo sanno ballare bene, per gli ultimi saluti prima di salutarci.
C'è qualcuno che sa parlarlo bene in balza? Vedo molte dame e pochi cavalieri. Quello manca, manca cavaliere. Se no che bimodriolo è bellissimo malanno. Perché davvero ci riporta la bellezza dell'aura. In particolare. Bene, con questa musica molto al di sopra delle mie capacità di scrittura, molto al di sopra di tutti noi, perché la musica è qualcosa di senza tempo, è qualcosa che ci lega alle emozioni, che ci lega al cuore, che ci lega anche alla nostra giovinezza. Vorrei davvero ringraziarvi della vostra attenzione, perché mi sono anche dilungata più del tempo previsto, e invitarvi a ricordare la prossima volta che sentirete il valzer la magnifica Sissi e anche Annalisa Santi. Grazie di avermi ascoltata. Bene, allora un saluto, grazie a tutti di essere stati qui oggi con noi. Vi ricordo ancora l'appuntamento per la settimana prossima, la lezione dedicata appunto alla farmacia e al benessere e all'utilizzo dei farmaci. Annalisa, noi aspettiamo un nuovo libro, sono molto curiosa di vedere l'immagine che sceglierai per la copertina, perché secondo me questo è un indizio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie.